Dario David o David Cioni. David Cioni, Giro del Centenario, seconda tappa, come ti senti? Ah, oggi molto più rilassato di ieri, perché ieri anche come squadra ci tenevamo a fare bene. Oggi in teoria è un arrivo in volata, noi non abbiamo il velocista vero, quindi cercheremo di farci vedere, ma non in volata. E la presenza di tutti questi stranieri condizionerà il Giro d'Italia? Ma senz'altro dà importanza, perché comunque sono... Oh, c'è Petacchi! Ah, il nostro scherzetto! Non c'è cascato lui! La nostra bike Candy the Show! Siamo cattivi? Un pochino, ma lo so! Dai, ci saluti lo stesso! Certo, certo! Ti aspetto. Grazie. Domani! Michele Scarponi, questo è il Giro del Centenario, siamo alla seconda tappa. Come ti senti? Dai, ancora fresco, mi sento bene. Abbiamo fatto ieri un prologo di 20 km, quindi penso che siamo ancora tutti belli freschi. Oggi è una tappa adatta per velocisti, quindi penso che non dovrebbe succedere niente per quanto riguarda la classifica generale. Vediamo un po' di stare coperti e di consumare il meno possibile, perché già dalla prima settimana che è appena cominciata, però già da qualche giorno cominceranno le vere salite, quindi... Come sarà il vostro gioco di squadra? Non lo so, sarà... correremo... c'è Cunego! Sei una vittima! Ciao. Sei una vittima della nostra Bike Candy The Show! Ma va! Sei una nostra vittima! Andava via! Ma dov'era poi? Ma... Dai, facci un salutino lo stesso! Di cosa siamo? Saluto a Bike Show! Bike Show? Come si dice? Ci sono cascate in pieno, ciao Bike Show! Dov'era Cunego? Danilo Di Luca, Giro del Centenario che finalmente è arrivato, questa è la seconda tappa, come ti senti? Ah, io bene, poi siamo all'inizio, ieri abbiamo fatto una bella prova con tutta la squadra e sono molto soddisfatto. Da martedì, per quanto mi riguarda, si comincerà a fare sul serio. Si inizia a salire in fretta in questo giro? Sì, infatti è un giro atipico, un giro molto bello, a me piace molto, e quindi da martedì bisogna dare battaglia. Come sarà il vostro gioco di squadra? Ma io sono sicuramente, avrò la squadra attorno a me in salita. Oh, c'è Armstrong! L'ha già vista! Ma come, ti hanno già informato che facciamo le nostre Bike Candy The Show? No, però l'ho vista su un'altra, su un'altra televisione. Non c'è cascato! No. Non c'è cascato! Poi non c'è Armstrong. Grazie, ci fai un saluto a Bike Show. Un saluto a tutti, ciao! Ciao Vale! Tu! Veloce, veloce! Un saluto a tutti i tifosi di Bike Show! Ciao Giulia! Un saluto! No, va bene. Sai cosa è successo? No. Ci hanno criticato un po' per la prestazione un po' così a cronometro, però purtroppo noi si aveva il miglior tempo fino a metà gara, poi purtroppo ci ha attraversato un gregge di pecore e si è dovuto aspettare quel minuto e mezzo e purtroppo si è arrivati ventesimi. Andri? Otto. Purtroppo è così. Ho dovuto rallentare. Sai, le valigie si incazzano. Biancancellara, seconda tappa del Giro del Centenario, un giro tanto atteso, come ti senti? Ma io mi sento, ormai con il tempo che abbiamo, mi sento bene. In più adesso inizia il giro vero, inizia più una regolarità in corsa e vediamo, speriamo, e cercherò anche magari di portare qualcosa a casa, perché se puoi portare a casa al Centenario una tappa è bello. C'è qualche tappa che temi particolarmente? No, per ora no, perché è troppo difficile dire dove... C'è Petacchi! Sei una vittima! Una vittima della nostra Bike Candy The Show! Ok, grazie! Siamo cattivi? No, cattivi no!
Io sono disponibile fino a un certo punto, ma poi quando... No, tranquillo, scherzi ci sono da fare, quello è giusto. Dai, almeno ti abbiamo fatto ridere. Sì, ridere e spaventare, però è così, tranquillo. Per italiani è chiaro che conta più un italiano che un mezzo italiano. Non è vero assolutamente, guarda, te lo posso dire. Noi vi intervistiamo tutti e teniamo per tutti. Ok, siamo sopra le parti, pur essendo italiani. Grazie. Fai un saluto alla nostra trasmissione. Saluto a tutti e un buon centenario. Ciao a tutti. Amici di Bike Show, siamo arrivati in conclusione di questa nuova puntata. Bene, è stato un inizio di Giro d'Italia molto bello. Molto bello, abbiamo intervistato grandi campioni, ma soprattutto siamo stati un po' cattivi con le nostre Bike Candid Show. Sì, abbiamo visto i corridori che sono stati allo scherzo, sono stati molto simpatici, sono stati presi in castagna dalla nostra Stefania. Stefania. Proprio così, ma non finisce qui, perché nelle prossime puntate ce ne saranno da vedere ancora peggio di queste. Un saluto grande da Danilo e Stefania. Ciao! Ciao!